Siamo in compagnia di Marco Lupa, che è il liquidatore della Conceria del Chienti di Tolentino. Facciamo una piccolissima storia dell'ultimo periodo. Lei è stato nominato il 27 di maggio. Nell'arco di un mese è già arrivato a un concordato in bianco con il Tribunale di Macerata e a un accordo con i sindacati. Ecco, spieghiamo quali sono questi due punti. Ma diciamo, io sono stato nominato dall'Assemblea dei Soci il 23 maggio scorso. E in questo primo mese e mezzo sostanzialmente abbiamo fatto delle cose dal mio punto di vista importanti proprio per la conservazione del valore dell'azienda e del patrimonio aziendale. In primis abbiamo depositato una procedura, quindi una richiesta di concordato in bianco, in gergo si dice, presso il Tribunale di Macerata che ci è stata accolta il 19 di giugno. E contestualmente un'autorizzazione, una richiesta per un'autorizzazione che ci è stata concessa per la continuazione dell'attività fino al 30 di settembre, quantomeno per il momento. Questo ha fatto sì di mettere in sicurezza il patrimonio aziendale da eventuali attacchi di creditori e quindi di soggetti esterni e poter continuare sia con quello che riguardano le forniture di beni e di servizi, garantendo anche i creditori dai pagamenti che verranno fatti e che sono in corso in questo momento. Siamo stati autorizzati anche a, come dire, poter usufruire di eventuali anticipazioni che gli istituti di credito avessero accettato di fare sulle fatture, quindi su degli anticipi commerciali. Fortunatamente due banche importanti e concretamente vicine al territorio, che sono la Banca Popolare di Ancona e la Banca delle Marche, che ringrazio personalmente e a nome dell'azienda e penso anche del territorio, hanno concesso due linee di credito per anticipare le fatture e quindi sostenere questa continuazione dell'attività. Con questi presupposti credo che si possa pensare a qualcosa di positivo e non alla cessazione dell'attività. Mi hanno sorpreso in positivo la disponibilità dei clienti a continuare ad emettere ordini e a rifornirsi in conceria. Mi ha altrettanto sorpreso, forse ancora di più in positivo, che il 100% dei fornitori strategici di questa azienda abbiano accettato di congelare tutti i loro crediti al momento prima della procedura di liquidazione e con nuove condizioni naturalmente a continuare a dare continuazione alle forniture proprio per consentire alle aziende di produrre e di poter consegnare il nuovo prodotto finito. Per chiudere il rapporto con i lavoratori, giusto per sgombrare il campo da equivoci e fraintendimenti, le mensilità sono state regolarmente corrisposte e così sarà anche per il futuro. A oggi sono stati pagati, sono regolari i pagamenti degli stipendi fino a naturalmente la mensilità di giugno, con molto piacere, sinceramente, soprattutto nei loro confronti. Ieri, con pochi giorni, ma è comunque un segnale di anticipo, sono stati pagati gli stipendi del mese di giugno, quindi con scadenza a luglio. E posso garantire fin d'ora, proprio in virtù di questa pianificazione finanziaria delle risorse, che il 9 di agosto verranno pagati gli stipendi relativi al mese di luglio.